Investire sulla crescita, pensare all'occupazione e soprattutto non fare danni. Mancano poche ore al Consiglio dei Ministri per il via libera alla nota di aggiornamento al DEF, che rivede il documento di economia e finanza, presentato nell'aprile scorso, che traccia i principali indirizzi di politica economica dell'esecutivo. E il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia lancia un appello ai leader delle forze politiche che sostengono il governo, pensate all'economia reale. Un'esortazione fatta a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno proposto un rapporto deficit/PIL al 2,4%, più alto rispetto alla soglia tracciata dal ministro dell'economia Giovanni Tria, che si è impegnato con la Commissione europea a non andare oltre l'1,6% del prodotto interno lordo. Secondo Boccia i due vice premier dovrebbero concentrare il dibattito sugli effetti che le politiche economiche scelte hanno sull'economia reale, quanti occupati vogliamo immaginare in più e con quali risorse? Ha spiegato, intervenendo a una tavola rotonda organizzata da Deloitte a Roma. Flat tax e reddito di cittadinanza sono misure legittime, ha sottolineato, chiedendosi però quali conseguenze producono sul piano della crescita economica del paese. Quando si parla di flat tax si fa riferimento solo a una categoria di un paese, è il suo ragionamento. Per l'uomo a capo dell'Unione degli Industriali è necessario cambiare modo di pensare, bisogna concentrarsi su ciò che si vuole realizzare, sugli strumenti e risorse da usare. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.